Ragazzi, questa notte abbiamo dormito in un loculo. Viaggiando in questo modo, a volte capita di fermarsi in luoghi che in altri contesti non prenderemmo mai in considerazione. Non so cosa stia pensando, e non gliel'ho chiesto, ma non l'ho mai vista così riflessiva. Viaggiare cambia le persone, e più si viaggia con mente aperta, e più si cambia. Ed ora tocca al ponte Øresund, 15 km di strada, di cui metà sotto il Mar Baltico, ed il resto sul ponte strallato per traffico veicolare e ferroviario più lungo d'Europa. Wings are beating, baby. Dopo 7 km e 200 metri si riemerge sull'isola artificiale di Poverholm, da dove incominciano i 7 km e 800 metri del ponte, che dal 2000 collega Copenaghen in Danimarca a Malmo in Svezia, via terra per così dire. E quei 10 minuti che servono per percorrere prima sotto e poi sopra il Mar Baltico, a pensarci diventano straordinari. La frontiera è praticamente inesistente, solo una pattuglia che scruta i veicoli. A fermarvi sarà il casello dove per passare si pagherà un pedaggio di 55 euro. È però possibile acquistare biglietto in anticipo pagando online. In un attimo si arriva alla periferia di Malmo, che sarebbe stato interessante visitare, ma Oslo è ancora lontana e siamo partiti da poco, per cui rimandiamo la visita a tempi migliori. Primo rifornimento in Svezia. La benzina ha un prezzo di 21,34 corone, che al cambio equivalgono a 1,84 euro al litro. Thank you.
570 km, dove nelle 7 ore di viaggio abbiamo visto avvicendarsi almeno 3 stagioni, siamo ad Oslo. Questa dovrebbe essere la casa degli specchi. La casa degli Adams. Adesso entriamo e vi diciamo. Vabbè. Ragazzi, non so. Gli Adams. Gli Adams hanno lei. Divertente, a tratti inquietante, ma tutto sommato a Villa International siamo stati bene. Dammi la tua prima impressione. Molto caratteristica. Giusto il tempo di scaricare i bagagli e poi subito sulla penisola di Big Doy per visitare il Museo del Popolo Norvegese. Un sentito ringraziamento al custode che, nonostante il museo fosse in chiusura, ci ha concesso di entrare. Il museo dispone di numerose costruzioni dedicate a diverse epoche e luoghi del paese. Il pezzo forte del museo è questa chiesa del 1200, che è parte integrante del museo dal 1884. Thank you.
poco più di un'ora abbiamo attraversato 800 anni di storia di questa terra. È come stare in una macchina del tempo.